Direi ancora una volta ci siamo, appuntamento straordinario e ancora una volta con grandissima risposta. Beh, diciamo che è arrivato anche il 21 ottobre, perché queste giornate stressanti, impegnative soprattutto, non arrivano mai, però dopo il successo non manca, la gente c'è, gli sponsor pure, e quindi sicuramente raggiungeremo una meta di superare la quota dell'anno scorso per la comunità di Sant'Egidio, diciamo, per la beneficenza. Questo è il fine della nostra serata, però è anche la gastronomia. Abbiamo, come sapete, 6 grandi chef stellati di Novara di VCO, più Uliassi, chef ospite, che è nei migliori 50 chef del mondo, molto bravo, molto preparato. E niente, poi qui abbiamo il champagne. Vedo che la gente lo sta bevendo parecchio. Noi chiamiamo ostriche passioni divine, sono dei frutti di mare d'eccellenza e in questa serata speciale noi abbiamo voluto offrire delle specialità. In particolare sono due ostriche di provenienza francese, ovviamente. Una è la Special Declare, proveniente dalla Marais d'Oléron, parco protetto e con un disciplinare dove le ostriche devono essere coltivate secondo un protocollo molto ben definito. Mentre l'altra speciale si chiama Gauloise, è una ostrica che noi abbiamo prodotto in collaborazione con il nostro fornitore in Francia. E ci sono voluti circa 3 anni per raggiungere questa selezione speciale. È una ostrica che proviene dalla Bretagna e ha la peculiarità di essere affinata per circa 4 mesi, posizionata per un massimo di densità di 10 ostriche per metro quadrato. Questo fa sì che, come per i vitigni importanti, normalmente si va a tagliare un certo numero di grappoli dalla vite per ottenere dei grappoli d'uva più ricchi e più sostanziosi e più saporiti, analogamente per le ostriche si utilizza lo stesso procedimento, diminuendo il numero di ostriche per metro quadrato in modo tale che possano nutrirsi di più, e il risultato è un'ostrica molto più saporita, molto più carnosa. La novità della serata, lo dico velocemente, sono questi vini della Cascina Eugenia di Pettenasco, della proprietà della famiglia Alberto Lessi, il quale per hobby ha iniziato 11 anni fa qui una tenuta sopra Pratolungo e hanno impiantato delle vigne facendo dei lavori mica da ridere, e adesso questa sera in prima assoluta avremo questi grandi vini. Per questo appuntamento ormai consueto e straordinario con le stelle del Lago d'Orta, Francesco Blench del comitato, ancora una volta presenti per dare il contributo soprattutto dal punto di vista della solidarietà. Assolutamente sì, questa è la 8ª edizione delle stelle sul Lago d'Orta, ha un nuovo scopo, sempre con la comunità di Sant'Egidio, c'è un nuovo progetto che la dottoressa Sironi mi ha esposto solamente questa sera, quindi un numero di 8 famiglie che hanno perso sia casa che lavoro beneficeranno di un progetto di ristrutturazione di case per queste 8 famiglie che sono in fase di individuazione in questo momento. È grande emozione quella che in questo momento provo, perché ho al mio fianco un membro del comitato e la presentatrice della serata, Marianna Morandi. Innanzitutto complimenti, così a prescindere. Ma grazie, guarda, per me è un onore presentare questa serata e far parte di questo comitato da quest'anno, perché è innanzitutto una grandissima famiglia, calcolando che è una serata importantissima, perché comunque gli chef per beneficenza decidono ogni anno di seguirci in questo gran galà e lo rendono unico ovviamente con il loro menù e tutto quello che ci sarà questa sera. Poi questa abbinata straordinaria di grande eccellenza dal punto di vista enogastronomico e la finalità importante per quanto riguarda la solidarietà. Sì, infatti questa sera i momenti che spenderemo più a lungo saranno proprio dedicati a questi nuovi progetti di beneficenza, sono davvero molto importanti ed è bello vedere che tanta gente ogni anno ci segue anche per questo.
E viva il presidente del comitato delle Stelle del Lago d'Orta, lunga vita a questo appuntamento che cresce di anno in anno, in bocca al lupo. Grazie, grazie e arrivederci, speriamo all'anno prossimo. Didn't know I was lost.